di Outbreak Channel, ancora una volta ben ritrovati. Oggi ritorniamo a parlare di armi lunghe, e vi proponiamo una piccola recensione con relativo videotest di un'arma molto interessante, un'arma anche questa volta, parliamo di un'ex-ordinanza, un'arma che io ho conosciuto recentissimamente, anche perché essendo un'arma svizzera non è stata protagonista di conflitti mondiali che ce la facciano vedere spesso sul piccolo o grande schermo. Parliamo oggi di un'arma veramente affascinante, oltre che estremamente funzionale, è lo Schmidt Rubin K11, dove K sta per carabiner, per appunto indica il tipo di fucile a canna rigata, e l'antesignano dell'azione straight pull, ossia di quella in cui l'otturatore, benché bolt action, si utilizza non ruotando e facendo scorrere, ma semplicemente tirando indietro e spingendo in avanti. Come avete potuto aver modo di osservare, questa carabina oltretutto è dotata di caricatori amovibili. Io in particolare l'ho sfilato per poter azionare la leva, perché altrimenti ha una specie di hold open che con il caricatore inserito a colpi esauriti impedisce la chiusura. Questa carabina è un'evoluzione del modello precedente, il primo precursore di questo genere di azione, che è del 1889. Questa K11 indica appunto l'anno in cui fu realizzata, che è il 1911. Parliamo quindi di un'arma estremamente antica, benché così moderna nel suo tipo di funzionamento. Ricordiamo che questo tipo di azione è ancora oggi utilizzata soprattutto sulle carabine ad uso sportivo, calibro 22 sportivo, tiro olimpionico, o anche in alcune carabine a uso caccia. Questo anche in virtù del fatto che questo tipo d'azione è estremamente veloce nell'esecuzione. Vediamo altri particolari, come quello del cane, che in questo caso dopo l'azionamento rimane armato e ha un occhiello che permette il disarmo senza la percussione del colpo nel caso si voglia portare l'arma col colpo in canna. Vediamo adesso, parlando di cartucce, il tipo di cartuccia che questo bellissimo fucile spara. È un calibro insolito e molto all'avanguardia per il periodo in cui fu adottato e realizzato. È un calibro 7,5 come diametro di cartuccia, era una cartuccia con cuore piombo e interamente camiciata in acciaio, e adottava, una delle prime ad adottare, la polvere in fume. La cartuccia in particolare, il 7,5x55, fu ideata da Rubin, quello del nome Schmidt Rubin. Queste cartucce si trovano ancora abbastanza facilmente in commercio, sia per l'uso venatorio, ma anche come queste cartucce d'arsenale, che hanno la particolarità di avere l'innesco Berdan, ovvero invece del buco centrale per il foro, per la vampa dell'accensione dell'innesco, hanno due buchetti laterali che ne rendono un po' difficoltoso l'utilizzo per la ricarica, anche se poi vi faccio vedere qualche colpo esploso, mi sono divertito a decapsularlo, anche benché abbia questa particolarità dell'innesco Berdan, cosa che magari in un altro video, una pillola che condividerò con voi per insegnarvi come poter magari ricaricare anche queste cartucce. Tornando all'arma, vediamo che è dotata di un alzo regolabile fino a 2000 metri con una levettina di sicura che ne impedisce lo spostamento accidentale. Il mirino è di tipo fisso, come vedete
sotto la canna non abbiamo la classica bacchettina della pulizia, ma c'è questo gancio metallico leggermente ricurvo che serviva essenzialmente per poter mettere tre fucili incastrati insieme a capannella durante le pause delle marce e le azioni militari. Sotto a questo tipo di aggancio abbiamo l'attacco per la baionetta, come tutti i fucili di impostazione bellica di quegli anni. Veniamo adesso a vedere un po' meglio come si articola questa bella carabina e come funziona la sua azione. Allora, diciamo che questo, il K11, è il predecessore di un'altra serie K che è venuta successivamente e ha avuto la particolarità di un'azione più corta, con una finestra di espulsione più vicina al vivo di culatta e quindi con un allungamento a parità di dimensioni della lunghezza canna finale, che è il K31. Ma il K11, diciamo che è proprio uno dei modelli più collezionabili, oltre che essere un'arma estremamente bella da usare e da sparare. Vediamo questa levetta che consente di estrarre completamente il gruppo otturatore, e qui potete apprezzare la scanalatura elicoidale che consente all'otturatore di ruotare nel momento in cui viene chiamata la leva d'arretramento. Questo sistema in pratica cosa fa? Automaticamente produce il movimento rotatorio dell'otturatore, che funziona né più né meno come nelle carabine classiche a cui siamo abituati a rivolgerci. Questo automatismo, benché meccanico, consente una rapidità di azione veramente eccezionale e la possibilità di rimanere durante lo sparo abbastanza solidali alla linea di tiro per essere subito pronti al doppiaggio del colpo. Vedendo le armi svizzere, spesso e volentieri ci si chiede come mai, essendo un popolo così specializzato nella progettazione e nella costruzione di armi fantastiche, non siano mai stati coinvolti in un evento bellico laddove avrebbero potuto dire la loro, ma forse questa è proprio la chiave della loro neutralità storica. Non era un conflitto quello contro gli svizzeri mai giocato ad armi pari. Probabilmente sarebbe stato possibile soverchiarli solo per numero, perché come attrezzatura e equipaggiamento sono veramente un popolo che non ha niente da invidiare a nessun altro dal punto di vista militare. E detto questo, vi invito adesso a apprezzare la prova al fuoco, ma soprattutto il tipo di velocità con cui si riescono a doppiare i colpi che abbiamo potuto realizzare nei pressi del campo di tiro della Six Academy a Bugnara in Abruzzo, e poter vedere come diventa piacevole l'utilizzo di questo genere di azione, oltre che estremamente efficace.
Vi invitiamo quindi a continuare a seguirci e ad apprezzarci. Condividete i nostri video, esprimete il vostro apprezzamento cliccando like e troviamoci sempre qui su Outbreak Channel.